tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere il nuovo gioco di corse targato Gameloft che è uscito un paio di giorni fa. Mi riferisco a GT Racing Motor Academy. Come abbiamo visto, siamo passati attraverso Asphalt 5, sempre della Gameloft, poi abbiamo visto Real Racing HD, Need for Speed Shift, Racing Mania HD, Skid Racer HD e Hit and Run. Diciamo, questi sono i giochi di corse che sono usciti, diciamo, i più importanti che abbiamo visto in questi 2 mesi uscire su App Store. Personalmente, il mio preferito, diciamo, ve lo dirò al termine della recensione, ma posso già anticiparvi che questo GT Racing Motor Academy HD è veramente un titolo valido. A differenza di Asphalt 5, andiamo intanto a lanciarlo. È molto più simulativo, poiché su Asphalt 5, diciamo, era più spiccato l'aspetto arcade, dunque era più semplice la guida, un pochino più adrenalinica, mentre qui dovremmo essere molto più bravi nella guida, nelle traiettorie e tutto ciò che riguarda proprio il comportamento della vettura su strada. Come vedete, il video iniziale è molto molto bello, ricorda molto un titolo per PS2 e PS3, che non c'è bisogno che vi dica quale. Ma saltiamo un po' il video e vediamo un pochino le modalità di gioco e andiamo a provare una bella pista in diretta. Ci sono le solite due modalità di gioco, la modalità arcade e la modalità carriera, quindi di sbloccare tutte le piste disponibili, andare a modificare la nostra vettura per ciò che riguarda il motore, l'accelerazione, tutto ciò che va a potenziare le prestazioni sulla pista. La modalità arcade, quindi per gareggiare velocemente in uno dei tracciati disponibili con una delle vetture che ci sono, che potremo scegliere di volta in volta differente. La modalità online, che prevede di giocare contro i nostri amici, quindi in locale o online, quindi contro sconosciuti di tutto il mondo. E vi dico subito, sono presenti oltre 100 vetture ufficiali di quasi tutti i principali costruttori di automobili. I tracciati disponibili sono 14, ma andiamo proprio a fare una bella corsa in diretta, ovviamente in modalità arcade. Il menu è molto semplice, molto intuitivo, come sempre succede nei titoli Gameloft. Abbiamo la possibilità di scegliere la pista, quindi cliccando qui entrerò nelle piste disponibili. Posso andare a scegliere, ad esempio, la foresta nera. Abbiamo vari tipi di piste, quindi abbiamo le piste veloci, abbiamo le piste urbane e addirittura abbiamo anche degli sterrati, quindi per fare dei veri e propri rally. Quindi è un gioco molto completo anche da questo punto di vista. Posso scegliere il tempo, quindi posso selezionare neve o sole, posso selezionare lo stile di gara, ma andiamo a sceglierci anche la vettura. Come vedete, posso scegliere il costruttore, quindi abbiamo dalla BMW alla Bugatti, alla Chrysler, alla Jaguar. Come vedete, tutti loghi ufficiali. Io vado a scegliermi una bella Mercedes e mi scelgo, sì, questa SLK, vediamo se ce n'è un'altra di Mercedes. Sì, mi sembra che la SL65 AMG mi piace molto. La mettiamo rossa e partiamo per la nostra gara. Posso scegliere i giri, gli avversari presenti, posso scegliere la modalità di gioco, se è una gara normale o a eliminazione. Dopodiché, posso andare a scegliere il tipo di assistenza, che può essere personalizzato o, come vedete, novellino, amatore, quindi a seconda del mio livello, esperto, rally, io metterò personalizzato. Posso anche scegliere la musica di sfondo qui in alto, quindi una delle canzoni della mia libreria. Qua ho l'acceleratore sulla destra e il freno sulla sinistra, ma posso cambiare anche i comandi, poi vi farò vedere come. Comunque, partiamo. Vedrete subito che, a differenza di Asphalt 5, la percezione di velocità è leggermente inferiore, dunque più realistica, quindi la simulazione è più spiccata. Abbiamo, come su Need for Speed, questo indicatore di traiettoria ottimale che mi aiuta un pochino soprattutto sulle curve, poiché andare fuori strada è molto 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 facile in questo gioco, poiché le curve sono molto strette, le traiettorie vanno eseguite in modo perfetto, altrimenti vado fuori strada, come ad esempio in questo caso. Guardate, se non si segue una traiettoria ottimale,
perdere il controllo della vettura è pressoché automatico, dunque poi riprendere i primi sarà sempre più difficile. Diciamo, bisogna essere precisi sin da subito, quindi dal primo giro, dalle prime curve, se si perde terreno, poi diventa quasi un'impresa riuscire a recuperare. Come vedete, la grafica è veramente ben fatta, i dettagli della vettura sono molto molto ben definiti. Diciamo che ricorda molto il primo, diciamo, le prime versioni di Gran Turismo per PS2. Certo, col tempo bisognerà vedere la longevità di questo titolo. Diciamo che il fatto che imparare a guidare in modo ottimale non è immediato, quindi ci vuole del tempo. Questo va ad arricchire, diciamo, a dare una longevità superiore a questo gioco. Ma andiamo a vedere la modalità online. Scelgo multigiocatore, potrò scegliere locale, quindi wifi, bluetooth o online, io sceglierò online. Per partecipare a una gara online bisognerà cliccare su partecipa e attendere che ci sia disponibile una gara in questa schermata, quindi non appena vedremo una gara disponibile dovremmo selezionarla e cliccare su partecipa. In questo momento non ne vedo nessuna. Dunque torniamo al menu e andiamo a fare un'altra gara, dare un'occhiata ulteriore a questo gioco. Ad esempio scelgo la modalità carriera. Come vedete, scegliendo la modalità carriera accederò a questa schermata dove ho il controllo, diciamo, di tutto ciò che riguarda la mia vettura, quindi dal mio autosalone alla componentistica, quindi qui ho un centro componenti dove vado ad agire a modificare la mia vettura. Ho il centro prova, quindi una pista di prova, centro gara, le opzioni, le patenti disponibili, insomma, molto molto simile a Gran Turismo. Vado a selezionare autosalone a vedere le macchine disponibili. Questa volta sceglierò BMW. Come vedete, le macchine sono bloccate inizialmente, quindi dovrò sbloccarle mano a mano che vincerò le gare. Che dire, ragazzi, un gioco veramente completo che comunque rispecchia in pieno la qualità finora dimostrata da Gameloft. Dunque non ci annoierà affatto un titolo del genere, poiché è molto molto ricco di vetture, di tracciati, di campionati presenti. La modalità online è sicuramente molto completa. Dunque ancora una volta potremo cimentarci in pista con i nostri iPad. E come sempre, diciamo, vi sconsiglio di giocare a un gioco del genere in metro o in treno, poiché la gente vi vedrà fare questo movimento. Insomma, è molto simpatico per chi vi guarderà giocare, ma per chi non è abituato ancora a un prodotto del genere, vedere qualcuno che guida facendo questo movimento è sicuramente esilarante. Un saluto a tutti, Gigi Calabrò per iPad Italia.